vetrina delle idee. La tua azienda, il tuo negozio, la tua attività sotto i riflettori per parlare direttamente agli ascoltatori, per far conoscere ai consumatori i prodotti, le iniziative, le promozioni, le eccellenze del territorio. Buongiorno, buongiorno amici di Rete 8 e della Vetrina delle Idee. Oggi torniamo a parlare con un'amica, con Tania Tarquini. Buongiorno Tania. Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno. Allora, oggi con lei parleremo di welfare, ma di welfare inteso come benessere, salute e salute economica, dico bene, per il nostro futuro. Sì, anche perché io mi occupo, come ben sanno ormai gli ascoltatori, di finanza e assicurazione. Quindi si parla tanto di welfare in questo momento terribile che abbiamo, stiamo ancora portando avanti, sperando con successo fra qualche mese di poter essere tutti tranquilli e liberi, e veramente mai come in questo anno abbiamo subito delle perdite economiche assolutamente forti, mancanza di lavoro, attività chiuse e quant'altro. Quindi tutto questo seguito da fatiche fisiche, malattie, infortuni, perché gli infortuni sono continuati ad essere, incidenti stradali molto meno, però comunque ci sono. Le malattie, gli anziani, quindi è un problema che dobbiamo imparare a risolvere. Ti posso fare una domanda, Moreno? Certo che sì, di solito le faccio io, ma va bene. Ma tu sei un risparmiatore? Sai, come tutti cerco di risparmiare, una volta si riusciva a risparmiare di più, però insomma, sai, da buon italiano faccio la formichina. Ok, ma perché risparmi? Risparmio perché, sai, in futuro non si sa mai quello che ti aspetta, allora insomma, avere da parte allora, qualcosa. Ma se succede il non si sa mai, tu oggi come puoi quantificarlo? Ah, diventa difficile, hai capito? Però sai, più passano gli anni, più invecchi, più pensi alla salute, eccetera, eccetera. Ma infatti il discorso di welfare, io sono nel mondo assicurativo e finanziario ormai da 30 anni e passa, e sono entrata in questo mondo proprio perché volevo essere socialmente utile. Sembra una parola banale, ma per me è sostanziale, perché noi italiani, col fatto che abbiamo uno Stato che dovrebbe assisterci, o perlomeno ci ha assistito e sta continuando a assisterci per quel poco che può, abbiamo trasferito tutti i nostri rischi allo Stato. Quindi io prendo di riferimento l'intervento che ha fatto la Gabanelli sulla 7 l'altra sera, lunedì sera, dove si parlava dell'assegno agli invalidi, alla non autosufficienza. Ma prima di prendere questo assegno di 552 euro c'è un iter pazzesco, perché intanto il malato deve essere invalido al 100%, la famiglia deve organizzare a livello di badanti e quant'altro. Allora, il mondo assicurativo aiuta a pianificare questo evento, se dovesse mai accadere, ma adesso ormai è l'80% degli anziani arriva in età avanzata, ma non sufficiente. Infatti ognuno di noi ha avuto in casa una nonna, una mamma, una badante, e sa cosa vuol dire. E sa cosa vuol dire anche gestire tutto questo. Ma non parliamo solo degli anziani, possiamo parlare anche di un ragazzo giovane che ha un incidente stradale e rimane non autosufficiente, è un peso enorme per la famiglia. Allora, quando parliamo di welfare, parliamo di benessere economico anche, perché se io ho il capitale che mi permette di stare bene, di pagarmi una badante, di poter mettere la mamma in un RSA, di poter aiutare mio figlio, mia figlia, lo zio, il nipote a stare meglio, lo posso fare solo attraverso un piano assicurativo e finanziario, perché il mio risparmio non sappiamo quanto vale. Cioè, non abbiamo idea, se succede un rischio, quanti denari mi servono per mantenere quel rischio. Quindi un concetto che noi italiani purtroppo non abbiamo è proprio questo, quello di pianificare, quando siamo in buona salute, il nostro non si. Dunque, ma questo può valere anche per le persone già di una certa età? Allora, il mondo assicurativo acquista
tra virgolette acquista, perché sembra brutta come parola, però fino ai 70 anni, se tu sei in buona salute, molte compagnie assicurative ti assumono come rischio anche a 70 anni. È chiaro che devi fare un check-up, perché alla compagnia devi dire: cara compagnia, io ho 70 anni, sono in ottima salute, quindi mi prendi in carico. Certo che se ti assicuri a 70 anni il premio è molto più elevato. Ti faccio un esempio su di me, che chiaramente proponendo questo prodotto sono la prima a averlo acquistato, e grazie a Dio amici miei mi hanno seguito in questo progetto già da anni. Un conto è accantonare 50 euro al mese per avere una rendita di 1500 euro al mese nel caso che mi succeda, ma io è 10 anni che faccio questo piano, hai capito? Cioè, io consiglio di pianificare questo evento quando hai sui 50-55 anni. È sì un premio importante, però i 50-100 euro al mese per tutelare mai un effetto del genere è un po' come la polizza dell'auto, eh? Cioè diventa come la polizza dell'auto. Noi acquistiamo ogni anno una responsabilità civile per i danni a terzi ed è un premio a perdere, però se succede un danno grave e gravissimo il nostro patrimonio è lì, è bello, fermo, nessuno lo va a intaccare. E così è il discorso di la long term care, che è malattia di lunga durata, tradotto in italiano. Le polizze long term care esistono già da una trentina d'anni, sono tipicamente americane. Noi siamo ufficialmente aiutati dallo Stato, però oggi come oggi siamo una popolazione che è cresciuta e siamo molto anziani. Quindi se noi facciamo un rapporto fra quello che versano i giovani che non trovano lavoro e quello che costa un anziano, lo Stato non ce la fa. Quindi se noi in qualche modo diventiamo autosufficienti, solleviamo lo Stato anche da tutte queste tasse, tassine, tassette. Cioè, perché al di là delle Alpi il mondo cambia, tutti hanno un contratto di infortuni, un contratto che li tutela a livello sanitario, perché? Perché non stanno sulle spalle dello Stato, ma condividono con lo Stato questo. Tra l'altro questi contratti assicurativi permettono di avere dei vantaggi fiscali dallo Stato, come il fondo pensione. Cioè, tu lo sai che adesso con la contribuzione vai in pensione col 50% del tuo ultimo stipendio, cinquantenne, è da 96 che ti dico, aderisci a un fondo di categoria, fatti un fondo per conto tuo, stammi su di dosso. Cioè, io ti do la possibilità di portare in deduzione un fondo sanitario, un fondo pensione, una polizza assicurativa, perché no? Certo. Senti Tania, questo premio, poi in un'altra volta mi spiegherai perché lo chiamate premio. Ma perché è un premio, è vero, viene è un premio per voi. Viene dal latino, è dal 1200 che ci portiamo dietro questo nome, perché diventa veramente un premio che tu, tra virgolette, ti stai facendo nel caso che succeda l'evento. Non possiamo dire una cosa negativa, perché, signori cari, il mondo assicurativo tutela gli eventi negativi. Vero. Quando è che metti in atto la polizza assicurativa? Quando hai un danno. Quindi tu ti sei in qualche modo premiato facendo questa scelta. Senti, abbiamo ancora un minuto. Queste polizze, no? Come funziona? Più si è giovani e quindi si ha una vita davanti, meno si paga. Cioè, un ragazzo assolutamente, anche perché parliamo di tabelle di mortalità. Sembra brutto dirlo, ma così. Cioè, quando tu hai 70 anni, la tua tabella di mortalità è molto più vicina, il famoso metro, no? Quindi è chiaro che per darti 1500 euro al mese, se dovesse mai succedere, devi aumentare il premio, perché sei vicino alla fine del metro. Invece un ragazzo giovane, ma parliamo giovani di 30-40 anni, è chiaro che devi iniziare a produrre reddito. Ecco, è importante una cosa. Hai un valore, devi darti un valore. Quanto vale Moreno Forte? Vale tutto quello che produce.
se si ferma la macchina di Moreno Forte, se si ferma Moreno Forte, chi porta a casa questo reddito? Se tu non produci più reddito, ma lo consumi il reddito che hai prodotto, bene, metti in ginocchio te e la tua famiglia. Senti Tania, finiamo, se vuoi puoi dare un riferimento se qualcuno vuole approfondire. Assolutamente, io sono una consulente indipendente, lavoro come consulente presso delle società, mi occupo soprattutto di piccole e medie imprese. Con altri consulenti abbiamo creato un team per facilitare le aziende e chi è all'interno dell'azienda, quindi il mio cellulare è a vostra disposizione, è il 329 59 56 980. Tania Tarquini è qui per rispondere ai vostri quesiti. Perfetto Tania, io ti ringrazio e spero di riaverti ancora qui. Quando vuoi. Va bene. Grazie Moreno, grazie. Buongiorno a tutti. Buona giornata. La vetrina delle idee. La tua azienda, il tuo negozio, la tua attività sotto i riflettori per parlare direttamente agli ascoltatori, per far conoscere ai consumatori i prodotti, le iniziative, le promozioni, le eccellenze del territorio.